Spazio ora, come di consueto, al quotidiano La Padania, a raccontarci in anteprima l'edizione che troveremo domani mattina in edicola. Abbiamo oggi Giovanni Polli. Una buonasera alle telespettatrici e telespettatori, una veloce occhiata a quelli che saranno i temi sulla Padania in edicola domani. Sicuramente la crisi economica è sotto i riflettori, dopo l'allarme del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che appunto ha sottolineato il grave stato di salute dell'economia italiana. E da notare anche il tweet con cui il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, oggi ha risposto facendo i complimenti a Giorgio Squinzi, perché appunto ha sottolineato come lo stato di difficoltà colpisca in particolare il Nord. Ma sempre di grandissima attualità è la questione dell'immigrazione, soprattutto alla luce del gravissimo fatto di Londra, quindi l'uccisione di questo militare da parte di persone che nel compiere il loro gesto brutale con il macete hanno gridato Allah Akbar, quindi Allah è grande, quindi l'integralismo islamico che torna a colpire in una maniera veramente scioccante. E continuano anche a Stoccolma i roghi e le violenze notturne. Nel quartiere in cui è scattata, nel quartiere periferico, in cui con un meccanismo simile a quello della banlieue parigina di qualche anno fa, è scattata una sorta di guerriglia urbana continua con roghi, incendi di automobili, attacchi alle vetrine e ai negozi. Insomma, continuano a suscitare queste violenze anche tutte le riflessioni sul futuro dell'Europa cosiddetta multietnica come si sta rivelando in questo periodo. E per concludere, un altro tema forte riguarda il referendum sull'Europa lanciato da Beppe Grillo. Ecco, c'è da ricordare che Beppe Grillo ancora una volta si dimostra il traino delle battaglie di avanguardia già condotte a suo tempo dalla Lega Nord, che pochi mesi fa aveva già depositato le firme proprio per un referendum sull'euro. Quindi ancora una volta vediamo come le idee forti della Lega vengono poi fatte proprie anche da chi arriva dopo, tentando di usurparne, insomma, in qualche modo.